Buongiorno a tutti, sei nuovo qui sul mio canale, mi chiamo Simona e tratto video beauty, make-up e così via. Sono una grandissima appassionata, ma sono anche una make-up artist, quindi se trovi questo video interessante ti invito a iscriverti e attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Allora, in questo video super colorato, in realtà non è tanto colorato, le labbra sono venute fuori da un esperimento perché non mi piacevano come le avevo fatte inizialmente, per cui le ho modificate sulla strada. Look appunto intenso con questo halo makeup, cioè con questa appunto luce centrale. Allora, ho idratato il viso precedentemente ed ho utilizzato per questo video il fondotinta della Beauty Blender. Sì, perché un paio d'anni fa, o forse un anno fa, è uscito il fondotinta Bounce, che ha, vedete, la forma della Beauty Blender, perché dovrebbe andare la Beauty Blender al di sopra per un'applicazione più confortevole. È un fondotinta long lasting dalla copertura medio-alta, modulabile, si asciuga, quindi perfetto per una pelle mista che tende anche a essere grassa, ma in realtà anche con una pelle secca si comporta abbastanza bene se idratata in profondità, quindi utilizzate sempre siero e crema se avete una pelle secca, assolutamente importantissimo perché la pelle ha bisogno di un'idratazione profonda. È un fondotinta che io però amo applicare con un pennello ed ho utilizzato questo di Neve Cosmetics perché mi piace tantissimo, è un flat, fa parte di una collezione specifica con tutti i pennelli fucsia ed è proprio perfetto perché è fitto fitto ed è piccolo piccolo, quindi io riesco a raggiungere tutti i strati, cioè tutti gli angoletti del mio viso. Comunque 2.50 è la colorazione ed è perfetta per il mio incarnato. Io l'ho comprato su Beauty Bay l'anno scorso ed è un fondotinta che mi piace molto, ha un'ottima durata. Per le occhiaie ho utilizzato due prodotti low cost che sono l'Instant Anti-Aging di Maybelline, uno dei correttori migliori in commercio. Il colore che ho usato io è il numero 7, è leggermente aranciato, ma proprio leggermente, ed ho dato un punto luce qui perché ho delle occhiaie strong ultimamente, cioè proprio, e anche sopra gli zigomi, con il correttore di Colourpop, il No Filter Concealer nella colorazione Light 16, che è un correttore molto molto leggero, infatti ha una copertura medio-bassa però dà tantissima luce, cioè questo è un correttore che molto spesso vedo online recensito come il correttore più coprente. In realtà, per quanto mi riguarda, è un correttore molto leggero, non ce la fa a coprire bene le occhiaie, però lo utilizzo tantissimo per illuminare l'incarnato. Quindi, dopo aver corretto bene le mie occhiaie, sono andata con un prodotto per il contouring che non so perché ultimamente lo sto riutilizzando, perché l'ho visto utilizzare in molti video, io l'avevo accantonato perché non mi aveva entusiasmato, quindi l'ho rivisto utilizzare un po' sul web, su online, quindi l'ho ripreso. È il Matte Bronze Baked di Milk Makeup, è il formato mini perché io comprai una pochette, una bag con tanti mini prodotti di Milk, ed è un prodotto particolare perché è molto secco da stendere, si sfuma con un po' di manualità, ci vuole un po' di forza tra virgolette. Quello che non mi è mai piaciuto è questo odore forte di trucco, non so se avete presente quei prodotti che non posso dire puzzano, però hanno un odore intenso di trucco. Io quando utilizzo un prodotto del genere mi avvicino a Marco, mio marito, e lui mi dice: mamma mia, come puzzi di trucco. Ecco, questo è un prodotto che puzza di trucco. In realtà dopo un po' svanisce secondo me, però l'odore non mi fa impazzire. Ho fissato tutto con la cipria low cost anche qui, che funziona benissimo, la Lace di Makeup Revolution, Revolution Pro, Makeup Revolution, che è una cipria specifica per il viso ma anche per il contorno occhi. La trovo eccezionale per un po' tutti i tipi di pelle. Se avete una pelle estremamente oleosa non fa per voi, però se avete una pelle mista tendente al secco, sì, assolutamente sì. Sulle guance sono andata con questo bellissimo pesca dalla mia adorata palette Quad di Anastasia Beverly Hills. Sono andata proprio con i due pescati, ho messo per lo più quello più chiaro e l'ho sfumato un po' verso l'alto per esaltare il mio zigomo, perché ultimamente mi vedo un po' più cicciotta, quindi sono andata un pochettino a esaltare lo zigomo con il blush, che nello specifico si chiama Coastline e Terrace,
insomma coastline, e sui zigomi questo fascio di luce è dato dalla palette di Dior Backstage nella colorazione 5 Copper Gold, che ragazzi è pazzesca. Quando fate dei look molto caldi, molto intensi e volete un punto luce che si vede ma che sia comunque armonioso con tutto il make up caldo, veramente questa palette è eccezionale. Io ho utilizzato proprio i primi due, che hanno questa perla un po' più spessa come piace a me, e vedete l'effetto luce c'è ed è evidente. Per quanto riguarda gli occhi, è una palette che mi ha lasciato un po' perplessa, perché rispetto alla formula classica di Pat McGrath è un po' diversa, secondo me è meno di qualità, se si può dire. E diciamo che la cosa che mi ha un po' delusa principalmente è che con tutte queste perle, sì, la Celestial, uno si immagina tante perle, comunque abbiamo solo 3 matte e non mi bastano. Infatti ho utilizzato inizialmente la Flamingo, la palette di Violet Voss, che è meravigliosa, e ho utilizzato questi due aranciati nella piega perché volevo un effetto degradé sull'arancio maglietta che indosso, quindi degradé con questi. Questa poi è una palette che se vi fa piacere ve ne parlerò più approfonditamente in un altro video, fatemelo sapere se vi può piacere. Invece la Celestial è questa qui, e ho utilizzato un punto luce su una base perlata, cioè su una base matte in crema, che è la Plus Base numero 2. È una base, anche qui se vi fa piacere vi parlerò, vi farò un video proprio apposito su queste basi, perché sono delle basi un po' particolari, molto dense, bisogna dosarle benissimo, se ne mettete un po' di più vanno tutte nelle pieghe. Io ho comprato la numero 2, la numero 3 e anche alcune colorate, che in realtà devo essere sincera non le ho testate tutte ancora, perché devo fare molta attenzione nell'applicazione. Vi segnalo, se lo trovate ancora, il pennello di Nabla per fare queste cut crease, che è questo, che io, si chiama proprio Cut Crease Maker, che è fantastico perché c'è una sezione tonda che vi permette proprio di picchiettare il prodotto in crema come base. Tornando alla palette, dicevo che ho utilizzato questo colore, diciamo doratino, molto molto specchiato, ma che applicato col pennello non se ne parla proprio, cioè non viene proprio prelevato il prodotto, e infatti tutta la palette, tutti i perlati della palette sono molto burrosi, molto morbidi, e vanno proprio pressati per farli aderire meglio alla palpebra, e secondo me performano perfettamente su una base cremosa. Applicarli così velocemente non hanno, non sono niente di che, sono molto sincera. Ragazzi, io la testerò ancora, però per il momento posso dirvi che non è come me l'aspettavo, ci sono rimasta malissimo, però vediamo, magari nelle prossime settimane vi aggiornerò magari su Instagram e vi dirò se è effettivamente una palette che vale la pena oppure no. Inizialmente avevo messo la matita burro dentro, poi ho cambiato totalmente idea perché non mi ci vedevo proprio, ed ho utilizzato la matita di Lancome, che è una matita che va sia interna della rima sia esternamente, ed è molto nera, intensa, dura tantissimo, l'ho messa sia sopra che sotto. Nella parte esterna invece ho messo un matitone, il marrone di un matitone di Dior di questa collezione estiva, che mi piace tantissimo perché sfumandolo dà questo effetto fumé molto molto naturale, che accompagna tanto la matita intera, interna nera. Eyeliner super sottile, sempre con la mia Epic Ink di NYX, l'ho fatto sottilissimo perché altrimenti non si vedeva bene la sfumatura della palpebra superiore. E poi, signore e signori, ho utilizzato questo, che è il mascara Toy Boy di Diego Dalla Palma, che ho comprato 5-6 mesi fa, che trovai una bella promozione sul sito. È veramente un mascara particolare, prima di tutto il packaging, non voglio dire cosa mi ricorda, però è così. Vabbè, comunque geni indiscussi del packaging, dei nomi fantastici. È un mascara che dà tanto volume da subito, infatti solitamente non mi bilancio molto come prima applicazione, però devo dire che mi ha dato subito tanto volume e lunghezza. Altra cosa importante, a mazzettini un pochettino li fa, però se vi fornite di un pettinino per ciglia forse è meglio. Io non l'ho utilizzato perché a me non dispiace questo effetto un po' più spesso della ciglia. Vedete com'è?
Io i video che sto registrando in questi giorni sono sia first impression, sia prodotti che già conosco, già amo, già li adoro da tempo, tipo il fondotinta di Beauty Blender. Quindi io vi invito a vedere i video che caricherò man mano, proprio perché troverete degli aggiornamenti tipo di questo mascara. E ad esempio vi ho aggiornato anche negli ultimi video del mascara di Charlotte Tilbury che avevo comprato. Avevo fatto già un first impression e poi credo di aver sputato. Avevo fatto già un first impression e poi ve ne ho parlato poi più avanti nei video, proprio come se stesse voi insieme a me qui nel mio beauty, nel trucco di ogni giorno, nei video di ogni settimana. Spero che questa tipologia di video, di approccio vi piaccia e io mi sto impegnando per fare video e per caricare, montare tutto e niente, io spero che tutto il mio impegno si veda. Labbra, inizialmente ho messo questo rossetto numero 10 di Sephora, rossetto matte liquido, che però non so, non mi ci vedevo proprio, sia perché è molto molto neon, quindi poco invernale. È vero che sugli occhi siamo andati un po' con l'inverno, però sulle labbra mi sembrava veramente, non lo so, estate, in piena estate, per cui sono andata al di sopra a modificarlo senza però andare troppo al centro perché volevo questo ombre lips leggero con un rossetto liquido di Kat Von D che si chiama Hanwang Wind. C'ho anche la matita di questo nome. Io ho queste versioni mini perché comprai un mini kit un po' di tempo fa con tutti i rossetti matte della linea e mi piace tanto perché è venuto un rosso marrone particolarissimo. Se non sbaglio, non vorrei dire una baggianata, ma un colore simile lo fa Clio Makeup. Io non l'ho mai provato, non l'ho provato, non l'ho comprato, quindi non so come sia fatto nella realtà, però mi intrigava tantissimo un paio d'anni fa. Comunque il colore come è venuto mi piace, solo che effettivamente è un po' strano e diverso. Cambio luce, sì, strano e diverso rispetto al mio solito. Io non lo so, mi piace, tutto sommato mi piace. Niente, questo è il trucco di oggi. Io spero che questo make-up vi sia piaciuto e io niente, vi ho fatto qualche recensione e tutto. Ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere come sempre che cosa vi attrae di più di tutti i prodotti che ho provato e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!